e hanno protestato davanti alla sede della direzione scolastica regionale a Campobasso, gli addetti alle pulizie delle scuole. Vediamo il perché. 100 lavoratrici delle imprese di pulizie con il progetto Scuole Belle da martedì saranno senza stipendio. Questa mattina CGIL e CISL in presidio per chiedere soluzioni immediate. Sono stati stanziati fondi per circa 200.000 euro per il Molise. Il paradosso qual è? Che nonostante stanziati i fondi da parte del MIUR, nonostante c'è l'obbligo da parte degli istituti scolastici di aderire a questi progetti perché luglio-agosto le scuole sono chiuse, i lavoratori dal 15 di luglio non hanno lavoro, che significa senza reddito. Il motivo, e qui torno al paradosso, è perché essendo una piattaforma digitale in cui i presidi devono attivare questi progetti, non lo possono fare perché essendo nella piattaforma il progetto Consip non esiste più l'810, quindi hanno i soldi ma non possono attivare. E il paradosso qual è? Questi lavoratori, lavoratrici, madri di figli con stipendi di 400-500 euro, nonostante ci sono i soldi, non possono lavorare e non possono percepire il reddito. Non possiamo attivare a ammortizzatori sociali perché i fondi ci sono. Noi siamo qui, quindi al Dipartimento Regionale Scolastico, per dire scusateci, ma cioè, vogliamo risolvere questo problema. Oggi dalla riunione fatta direttamente con il provveditore, che devo dire la verità, già si erano attivati nei confronti del MIUR, quindi del Ministero della Pubblica Istruzione Nazionale, però dico a noi se ci autorizzano, perché noi non sappiamo come fare, se ci autorizzano ad andare affidamento diretto all'azienda che nel frattempo continua a svolgere i servizi, noi siamo pronti. Il provveditorato agli studi quindi dice noi siamo pronti a sostenere i lavoratori. I lavoratori però dicono noi da martedì siamo senza stipendio. I tempi. I tempi, noi quello abbiamo chiesto proprio i tempi. Allora, pare che oggi proprio a Roma, al Ministero, una delegazione della Regione Molise per quanto riguarda il Dipartimento Scolastico proprio sta a parlare con il MIUR per cercare di risolvere questa vicenda. Noi abbiamo fatto oggi un verbale perché abbiamo detto noi interesseremo anche i nostri nazionali, voglio dire, perché appunto noi siamo preoccupati per i tempi, perché sappiamo com'è la burocrazia. E sappiamo anche che poi alla fine chi paga sono sempre poi i lavoratori e le lavoratrici che alla fine vogliono lavorare per percepire, torno a ripetere, uno stipendio che serve per la sopravvivenza.